Bene, buongiorno a tutti quanti voi da Vittorio Cassinisi e ben ritrovati all'almanacco di oggi. Oggi è sabato 25 novembre, il 329esimo giorno dell'anno e la chiesa ricorda Santa Caterina d'Alessandria. A tal proposito ho una persona che vuole fare gli auguri a tutte quelle che si chiamano Caterina ed è qui. Vieni, eccolo qua. Eccoti qua. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Della Banda dei Matti. Buongiorno Raffaele, gli auguri sì. A tutte quelle che si chiamano Caterina. A chi in particolare? A mia madre Caterina, poi specialmente a Caterina Leuci. Bravo. E le abbiamo fatto gli auguri in modo particolare. Comunque sì. Auguri alla tua mamma, auguri sì. A Caterina, auguri a tutte quelle che si chiamano Caterina, tutti, Katia, si chiamano Caterina, Caterina. Auguri. Rimani con me perché abbiamo anche da fare il resto dell'almanacco di oggi. Tu sai che cos'è l'almanacco? Si dice quello che è la giornata di oggi. È la giornata di oggi, perfetto. Sì. Oltre ad essere Santa Caterina, ricordiamo che il sole è sorto alle 7.12 e tramonta alle 16.42. La luna è al primo quarto, oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E a tal proposito ci sono un sacco di iniziative, tante iniziative. Una in particolare che vogliamo segnalarvi è questa, quella di Stop alla violenza sulle donne, un'iniziativa di domani, 26 novembre, domenica, contro la violenza sulle donne, alle ore 18 presso l'Auditorium San Luigi di Trani. Ospite, partecipazione straordinaria, chi c'è? Vittorio Cassinisi. Chi è? Manuela Arcuri. Perfetto, ore 18, ovviamente ci saranno questo ospite d'eccezione, ci sarà la rappresentazione della Polizia di Stato e del CONSAP, relatore dell'evento, Uccio Persia, Giuseppe Galante, Marina Nenna, Marinetta Di Gravina del Centro Antiviolenza Save, il dottor Carlo Avantario, la dottoressa Erika Marcellino, poi Michele Peragi, il giornalista Rai 3 e quindi... Bisogna informare per combattere e sconfiggere ogni forma di violenza sulle donne. Vi invito a partecipare numerosi. Continuiamo con l'almanacco, diciamo il proverbio del giorno. Il proverbio è: più diciamo è importante il proverbio, meglio è. Meglio è, sì. Quindi facciamo così: può importarci poco degli uomini, ma abbiamo bisogno di un amico. Chi trova un amico? Trova un tesoro. Ma questo veramente è un genio sto ragazzo. Ragazzo, se si può per dire. Ragazzo, facciamo gli auguri di buon compleanno a tutte quelle persone che oggi dal mio profilo Facebook compiono gli anni. Tanti auguri a Roberta Bozzetti. Auguri a Walter Rezza. Vabbè. Ma se, ci vogliono gli occhiali. Se non sono così? Noi non li vogliamo proprio. Nel frattempo comunque tanti auguri ancora. Oltre a Roberta Bozzetti, Walter, grande batterista. Sì, il batterista Walter. Sì. Poi auguri a Rossella Savino, auguri a Francesco Maselli, Cinzia Rossi, Francesca De Francesco, Francesco Ferrara, Mimmo Caputo, Stefania Fariello, ad Algerio Riccardo Salvatore Clemente. Mamma mia, quanti nomi hai, ad Algerio Salvatore Riccardo Clemente e Mario Tedeschi. Buon compleanno a tutti questi nostri amici. Alcuni titoli estratti dal portale TraniNews.it, dalle testate giornalistiche. Una è Guardia di Finanza, operazione Black Friday, un responsabile tratto in arresto. Poi contrasto alla violenza sulle donne, ovviamente a Trani, settimana di iniziative, abbiamo ricordato. E poi domani 26 novembre la 29esima giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani. Un'altra notizia, questa volta di sport, Molfetta Trani, Triglione e Galantino caricano le tranesi per l'ottava di Serie D, una la Fortitudo ha perso l'imbattibilità contro la cestistica di Barletta e finalmente ritorna a giocare in casa dopo due settimane. Questa ovviamente stiamo parlando del basket. L'altra, la Juve Trani ha battuto l'Angiulli Bari e tiene d'occhio la vetta distante solo due. Poi abbiamo anche altre notizie. Uno è che c'è stato uno scontro automoto in via Superga, è stato ferito un 17enne, l'impatto probabilmente dovuto ad una manovra azzardata. Andate piano, non vi distraete. Non accelerate. Non vi distraete. Quante volte ve lo dobbiamo dire? La vita è una e bisogna saperla vivere e bene. Comunque, oltre a questo, il consiglio ve l'abbiamo già dato. Che dire? Niente, dobbiamo ricordare l'appuntamento
prima di salutare, di domenica 26 di novembre saremo in diretta video show dalle ore 9 anziché le 10 alle 9, quindi 9 dalle 9. Collegatevi sul mio profilo Facebook domenica mattina, con me ci sarà la banda dei matti. Se ci verrà a trovare qualche ospite, noi lo accogliamo e lo gradiamo. Sì, sì. Però sarà una specie di rimpatriata con la banda dei matti. Per info, contattatemi al 347-6215-614 oppure inviate una mail a casilesi@alice.it. Dimmi. Scusi, quello del batterista, come si chiama? Walter. Perché non porti qua una batteria? Senti, è meglio che porti il tamburello per andare in campagna. Ah, a proposito, a grande richiesta, prima di salutare, io voglio innanzitutto ricordare di mettere mi piace alla mia pagina Facebook o iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube Vittorio Casilesi. E quindi, detto questo, oltre a rifare tanti auguri a chi festeggia oggi, sì. Katia, Caterina, e Walter e compagnia, da Roberta e chi altri è, voglio anche ringraziare per aver prestato attenzione a questa mia diretta insieme con il mio caro Raffaele. Che saluto e vi rimando alla prossima occasione. Però io, prima di salutare, noi salutiamo con la tua canzone dedicata a Zio Nicola, ringraziandolo per il cornetto. È il cornetto che ha portato, ho portato io. Sì, grazie Nicola, grazie Caffè Italiano, grazie ai nostri amici collaboratori, Caffè Svevo, Win Service e chi altri. Però adesso saluto e tu vai con la sigla di Zio Nicola. Ciao! Come bella scia in campagna, quante tempe così belle, ci portiamo un tamburiello, vino buono per cantare in grazie Nicola, un ciucciariello carate belle, e non sente di raglia, zinico, ciao! Ciao a tutti!